Senza ombra di dubbio possiamo parlare di questo libro come del caso editoriale dell'anno. Sì. Un grande successo, esaurito già nella sua prima edizione, esaurita anche la sua seconda edizione, pronto con la sua terza edizione. Il libro è questo qui, Scritti Cozzali, libro autobiografico di Piero Scamarcio e dello scippatore di emozioni, edizioni Ma manco mille lire, i suoi autori sono tornati a trovarci qui a Zero a Zero. Grazie. Grazie Piero, grazie, grazie, grazie. Mi frega sempre. Sempre. Piero, un trionfo. Sì, tu pensa Mauro, neanche io lo scippatore ci aspettavamo un successo di così successo, diciamo. Ma guarda, io ne sono la prova vivente, perché pensa, io l'avevo già letto, tu lo sai che l'avevo. Beh, io in questi giorni l'ho riletto. Vabbè, non c'avevi niente da fare. Invece no, questa è la cosa bella, io ero impegnato. Cioè, ti ha entusiasmato, diciamo, la prosa del Novecento che ho voluto metterci dentro. Esatto, gli incontri che tu narri in questo libro. E poi si notano, e vedi, alla prima lettura mi era sfuggito un particolare. Che cosa? Che anche è molto significativo. Cioè, tu col tuo gruppo, col tuo entourage, con la tua equipe, siete abituati a cambiare l'amplificazione per ogni concerto. Sì, questa è una fissazione che proprio ci abbiamo lo scippatore e io, che ogni concerto cambiamo la marca del... Esatto. Cioè, per esempio, una volta ci abbiamo il paio... Una volta all'Arsen. Bravo. Una volta all'FBT. Cambiate una marca per ogni concerto. Bravo. Marshall, Yamaha. Cambiamo spesso... Bose. Burlitzer. Grundy. Bravo. Lesa. Va bene. Ponola. Ha capito, scippatore. Ha capito. E chi più ne ha? Che ne mette. Sempre. Sì. Allora, adesso tu da questo libro devi estrapolare, ti faccio soppesare la temperatura della febbre che c'è per questo momento della nostra trasmissione. No, vogliamo sentire una cosa? Ma mi mettete lì, ma perché oramai non so che cosa dire. Ma non puoi esiliarti da questa cosa, anche perché, guarda, potresti raccontare alla signorina di quando abbiamo suonato a Woodstock. E ce ne frega la signorina del... Piero, io vorrei che tu ti rendessi conto di che cosa può essere stato e può essere per noi Woodstock. Tu ci hai suonato, questo è un racconto che tu devi a noi e al pubblico di Zero. Tu dici? Dai, fammi sentire subito il titolo di questo capitolo. Vabbè, il titolo del capitolo è Woodstock, due punti, pace e amore e Piero Scamarcio. Questo è il titolo. Dai, Piero, io mi assorgo nell'ascolto del racconto di questo capitolo. Legge, perché non può tenere tutto a mente. È normale, vai. Il titiscio Blorenzo. Dai. Tu ti carichi in questa partenza, perché fai questo? Perché l'inizio è sempre meglio dare una carta. E poi vai in discesa, vai. Allora, prima tanto aveva finito la linguina con le cozze ripiene? Sì, chi? Chi aveva finito la... Mauro, siamo arrivati alla fine della trasmissione, ancora non hai capito che io parlo alla terza persona di me stesso. Scusa, devi perdonare, me ne dimentico sempre. Allora, abbi pazienza, vorrei una maggiore attenzione da parte tua per questo capitolo, perché io in questo capitolo... Ho preso a prestito il metodo letterario scientifico nella poetica di Paul Valéry. Addirittura. Sì, signore. Tu hai presente. Che ridà. Brionbega. Aspetta, tu hai presente Monsieur Test? L'idea fissa. Erano i miei preferiti insieme a Zagor. Perfetto. Allora, se tu le conosci, già le ritrova tale quale qua sotto. Le ritrovo io. Perfetto. Vado, Proprio tanto aveva finito la linguina con le cozze ripiene, che squilli il telefono. Io stavo con le labbra sporche ancora di sugo per la sorchia che ho fatto da... Drin! Il telefono. Allora, chiamami... Aspetta che stavo con la... Allora, disse a mia suocera che stava là... Adalgis, gentilmente, vai a rispondere tu al telefono. Finite, andate ad Adalgis al telefono. Un attimo, se ho capito bene, tua suocera si chiamerebbe Adalgis, bravo. Allora, Adalgis va a rispondere al telefono, viene, torni da aver risposto al telefono e fa, però, sta Jimi Hendrix al telefono, che cosa devo dire? Io, mannaccia la miseria. Adalgis, di a Jimmy che se è per la partita di calcetto non può venire. Chi? Io non può venire alla partita. Allora, chiaramente, Adalgis va al telefono, torna, mi fa, no, Piero, non è per la partita di calcetto, è il fatto che Jimmy vuole parlare appositivamente con te. Capito? Telefungen! Pure quello. No, signore, io. A quel punto io cosa deve fare, Mauro? Mi alza necessariamente, capito? Però che fa? Mi prende la linguina con le cozze sotto un braccio, perché là stava mio cognato accanto a me, capito? Ancora se la frega, perché la linguina fa gola tutta. Trin! No, signore, stava al telefono ad aspettare. Ad aspettare.
Oh, a un certo punto arriva al telefono, facciamo un pronton. Aspetta, tu c'hai in una mano la cornetta, sotto le, la linguina con le cose. E guardava anche in giro se stava mio cognato. Chiaramente, ancora si frecava una linguina. Oh, faccio un pronton. Allora, dall'altra parte, Piero, sono Jimmy. Oh, no, Jimmy, dimmi cosa deve fare per mangiare la linguina. Ma non c'è problema, Piero. Fa Jimi Hendrix dall'altra parte, ti deve dire una cosa importante. Allora io poggia attentamente la linguina sopra alla console e sta ad ascoltare. Fa, Piero, vuoi venire con noi a suonare a Woodstock? Mamma mia. Io ho fatto, a Woodstock? Mamma mia. L'hai presa bene, vedo. No, è per l'entusiasmo per andare a suonare. Apposta. Ci sono altre pagine, leggo ancora. No. Vai a piepare. Kenwood. Perfetto. Allora, praticamente ci faccio, Jimmy, a che ora dovrebbe essere questa cosa e quando? Fa, Piero, sabato alle 9. Dream. No, stava già al telefono. Allora, a questo punto, tu che hai detto? Io l'entusiasmo ci ho detto, Jimmy, allora viene. Cioè, a questo punto tu sei pronto, se ho capito bene, per partire. Ti devi solo organizzare il viaggio e vai a Woodstock a suonare con Jimmy. Brava. Allora, che cosa fa? Io mi organizzo. Eh beh, chiaro. Mi organizzo immediatamente. Allora, siamo io, lo scippatore e mio cognato. Sono pure tuo cognato? No, signore, lui c'aveva il leoncino, il furgone con cui siamo andati. Tra l'altro, ci siamo organizzati perché dovendo andare a Woodstock, quello si è preso qualche noce di cocco, giustamente, qualche bacile pieno di birre e una decina di chin di lupini. Ma che ci doveva fare questa roba? Lui c'ha la bangarella, quella è arrivata a Buzzi, si mette nel mercato, facciamo il cocco bello, il cocco. Sì, signore. Geniale. Chiaro. Lorenz. Pure. Insomma, Mauro, dopo qualche ora con Leoncino, che quello è veloce, arriviamo a Woodstock. Ora, io avevo appuntamento con gli altri al bar Eden, allora ci dico a mio cognato, per piacere, cognato, vai a prendere il posto della bancarella. Tu così lo chiami. In mezzo a cognato, perché in mezzo al mercato di Cos, e io vado al bar Eden. Insomma, cammini, arriva al bar Eden. È finito! No, signore, non c'era il telefono al bar Eden. Allora, no. Incontri a Bob Dylan, lo vede da lontano. Fa, ciao, Bob Dylan, ciao, sono Piero, lo fa, Piero, vieni. I soliti inconvenienti in questo caso, baci, abbracci, a un certo punto. Poi dopo un po' che stavamo a aspettare arrivi Joe Cocker. Quando arrivi Joe Cocker, Bob Dylan ci guarda in faccia tutti e due come stavamo lì fa. Ragazzi, mi è venuta un'idea geniale. Organizziamo una partita 3-7. Io, chiaramente, trasalse a quella... Ecco, ti ho corretto in tempo. Trasalse a questi inviti e dico, guarda Bob, tu mi invita a nozze. Insomma, Joe Cocker prende le carte del bar... Saranno delle ordinazioni, allora. Sì. Gioco che prende le carte e iniziamo a giocare. A un certo punto, male. Mentre stavamo a giocare, scende... No, dai, stavolta ce la facciamo, dai. Mentre stavamo a giocare, scende... Bob Dylan... Guarda che si è ceduto anche lo scippatore, stavolta non ci abbiamo scampo, dai. Sto a legge. Mi fa... Sente Bob Dylan che mi fa, Piero, coprimi, io, ma che cosa è successo? Sì. Un macello. Piero, coprimi, che stava accanto a me, io facevo, Bob, cosa è successo? Che cos'è Bob, la finanza, ho fatto, no, Bob, no, Piero, coprimi, che sta arrivando John Batts. Perché dovevo? È quello che ci ho chiesto. Le pronunce cadi un po', devo dire. Allora, perché è quello che gli ho chiesto io, faccio, Bob, perché ti deve coprire? Allora, lui già che si era accocchiato un poco da solo, si era accocchiato poco per nascondere la capa, mi fa, no Piero, io prima stava con John Betts, poi ci siamo lasciati e quello da quel giorno mi sta mettendo alla cattura fortissimo. Cioè questo era il motivo per cui... Brava. Zoppos. A quel punto io cosa deve fare? Prendi il giubbot che aveva addosso io e ce lo mette sopra Bobby Dylan, capito? E lo nascosi a mo' di montagnola, stava accanto a me, a mo' di montagnola. Dopo poco... Montagnola. A mo' di montagnola accanto a me. Dopo poco... Non arrivi John Betts. Arriva, noi stavamo a giocare le carte, a un certo punto arrivi John Betts, fa ciao Joe, Joe Cocker, ciao Piero, away John, dice Joe Cocker. Ragazzi, fa... Cantante, c'è questa voce. Avete visto per caso a Bob Dylan? Allora io faccio, John, no, guarda, io, momo sono venuto, ancora non ho visto nessuno, neanche Joe ha visto nessuno. A un certo punto,
vedo io, vede Joan che guarda attentamente il tavolo, no? Dove noi ci avevamo le carte, e fa: ragazzi, si state giocando in due, perché date le carte pure al terzo? Aia, 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 qua aveva mangiato la foglia, John Biles. No, signori, era ancora digiuno. Non aveva mangiato ancora niente. Castor? Doveva prendere l'aperitivo, aspetta un poco. Allora, fece io: no, John, stiamo giocando a trassette col morto. Capito? In quel momento, siccome stava una pianta vicino, John Biles prese una foglia e cominciò a mangiarla. A quel punto, dopo se l'era mangiata quella foglia. Allora fa: me, ciao, fa lei, allora ciao, facciamo noi. John Biles si allontana. Sì. Io ci scoperti alla capa di Bob Dylan che stava sotto al giubbotto. Finita la telefonata da allora. Da sotto al giubbotto e mi fa Bob Dylan: Piero. Era un momento teatrale. Ah. Ti deve la vita. John Biles. No, signore, Bob Dylan mi deve Bob la vita Dylan, a me. Bob Dylan, andiamo al bar, che ti offro una sambuca. Beh, veramente un racconto straordinario, di grande intensità, di grande emozione. Lo salutiamo con un applauso ancora. Bravo. Grazie allo spettatore dell'emozione. Grazie a Piero Scamarcio. Panasonic. Ma la Panasonic, la amplificazione da concerto. Ci vediamo fra pochissimi attimi, ancora un po' di pubblicità e poi torniamo con 00 i vari servizi e Repubblica. Non facevo l'amplificazione. Però facevo i frigorini. Dream!